Ritrovati amici di Teleprima e soprattutto di Prima Serie A, eccoci qui come ogni venerdì sera a parlare di ciò che è successo in casa Napoli, in primis della vittoria un po' sofferta in Coppa Italia contro l'Empoli, seconda vittoria consecutiva poi per gli azzurri, anche se le prestazioni sono ancora al di sotto delle aspettative, ma ancora mercato, la prossima gara contro la Fiorentina e soprattutto l'imminente sfida di Supercoppa contro la Juve. Di tutti questi temi ne parleremo tra pochissimo, ma prima di tutto sigla. Siamo ritornati in studio, abbiamo visto la nostra sigla oggi, abbiamo già stravolto un po' la nostra scaletta e prima di introdurre tutti i nostri temi ovviamente vi presento il nostro parterre di questa sera, come sempre il mio co-conduttore Giovanni Gaudiano, buonasera. Buonasera Alessia, buonasera agli spettatori e buonasera a tutti i tifosi del Napoli. Settimana un po' più serena, ma sembra dire. Più serena, sembra. Però in realtà è stata una settimana molto particolare, ci sono dei temi scottanti, li hai anticipati prima scottanti della sigla. Scottanti ha fatto gesto verso la mia destra. Quelli sono non scottanti, quelli sono proprio bollenti, quelli che riguardano la Juventus, perché sappiate, signori spettatori, che Davide è tifoso della Juventus, quindi... E quindi assist, Davide Paolino, buonasera, ben ritrovato. Buonasera a tutti, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, purtroppo tengo questo peccato originale in corpo, non si riesce proprio a togliere. Che però... poi in realtà, cioè, sei un po'... è blu, giusto? Non è nera la tua giacca o sono diventata anche da... No, è blu, è blu. No, è, no, blu, è blu, quindi sei rosso-blu ufficialmente, sponda casertana, sempre no Milan. Sponda casertana, esatto. Sempre sponda casertana, da sempre. Vedi, sì. Vedi, e infatti con quest'altra rivelazione della serata direi di iniziare subito, Giovanni, settimana che abbiamo detto sembra serena per quanto riguarda le vittorie e i risultati, ma per quanto riguarda le prestazioni del Napoli c'è ancora qualcosa che non va. Per rimanere nel campo dell'equilibrio dovremmo dire che tutte le squadre di Serie A che hanno affrontato questo turno infrasettimanale di Coppa Italia non hanno brillato. È vero. E hanno tutte stentato al punto che addirittura il Sassuolo è uscito per mano della SPAL, che è una squadra di Serie B. Il Sassuolo, che abbiamo fino ad oggi detto che è una squadra fortissima, che va oltre i suoi limiti, che ha un gioco eccezionale, questa cosa qua, insomma, è uscita fuori agli ottavi di Coppa Italia con la SPAL, che sta facendo un ottimo campionato di Serie B, ma non è la prima della classe. Il discorso del Napoli, ecco, volendo fare un discorso speculativo, dice sì, però il Napoli ha sofferto con la prima della Serie B, quindi è ragionevole. Ma era una prima della Serie B che schierava una formazione molto giovane, con il problema rimaneggiato, col problema delle persone in albergo per il contagio, non c'era allenatore in prima in panchina, ma soprattutto quello che, uso questo termine tra virgolette, spaventa è la prestazione del Napoli che ancora una volta mostra qual è il limite vero di questa squadra, credo. La mancanza di intensità, la mancanza di produrre la stessa intensità durante l'arco di una partita e in una settimana. Di sicuro il campionato, la stagione che stiamo vivendo con una partita ogni tre giorni, influisce su questo aspetto, perché giocare in una settimana tre partite è complicato. Però abbiamo detto che la rosa del Napoli è una rosa attrezzata e quindi non va bene, non bisognerebbe rischiare come si è rischiato con l'Empoli, peraltro prendendo due gol in fotocopia, che fa capire come non si ha un minimo di attenzione in campo. Prima della trasmissione parlavamo io e te di alcuni aspetti.
l'allenatore non può dare a questi giocatori la sua, per dirla alla spagnola, la sua garra, la sua intensità quando giocava. Quindi deve chiedere a questi giocatori qualcosa di diverso. Non possono questi giocatori trattare la palla 90 minuti, non hanno le caratteristiche e non possono e non dovrebbero continuare a rischiare con quel giochino difensivo che è antipatico, stucchevole e pericoloso. Si è visto poi questa settimana cosa è successo. Esattamente. Davide, proprio per questo abbiamo parlato anche delle squadre che ovviamente giocare ogni 3 giorni è difficile, soprattutto poi per le squadre come il Napoli che fanno dell'intensità un po' la loro fonte di gioco, un po' la loro fonte di ispirazione, perché dovrebbero forse imparare un po' tutte anche da quella Juve che riusciva a non brillare, ma vinceva tutte le partite 1-0. La Juve di Allegri, pace all'anima sua sempre, Massimiliano sempre nei nostri cuori. Diciamo che come diceva Allegri in passato durante le conferenze stampa, anche se hai a disposizione una Ferrari, diciamo, il campionato lo vinci per un punto. Tu hai bisogno soltanto di vincere per un punto. Io se ho bisogno che il mio secondo, la seconda squadra fa 84, io devo fare 85. Se vinco di 105, sempre ho vinto, ma non Certo. cambia assolutamente nulla. Diciamo che quest'anno è molto molto strano perché a parte le partite ogni 3 giorni, io credo che il problema di straniamento, soprattutto delle grandi squadre, sia della mancanza di Sì. pubblico. E la mancanza di pubblico distrugge non solo le grandi squadre, ma anche le piccole. Per esempio, i turni infrasettimanali di Coppa Italia, con questo regolamento della Coppa Italia che da sempre non mi è mai piaciuto, a me piacerebbe proprio una cosa all'Inghilterra, cioè Sì. all'inglese, sarebbe meraviglioso vedere magari la Vero. Juventus che gioca in seconda categoria, cioè no, non dico proprio seconda categoria, magari dalla Serie C, almeno per dare un po' di divertimento anche alle piccole realtà e soprattutto anche per portare soldi nelle casse delle piccole realtà, in questo caso servirebbe. E vedere una squadra tipo appunto la Juventus questa settimana che ok mette in campo già 3 giovani, 3 under 23, oltre a Kulusevski che secondo logica anche lui è un under 23, però ovviamente è un campione quindi fa storia a sé, e inizia benissimo, controlla il gioco e poi si fa rimontare senza nemmeno provare a controbattere, significa che c'è un problema di sorta non solo nel Napoli, non solo nella Juve, ma in tutte le grandi realtà. L'Inter ha perso settimana scorsa contro la Sampdoria, che fino adesso non ha proprio brillato come gioco, è andata un po' altalenante. Il Milan per adesso ha perso soltanto contro la Juventus, ma si è ritrovato anche a dover arrivare a calci di rigore contro il Torino. Quindi significa che tutte si stanno stancando. Continueranno ora le partite ogni 3 giorni, soprattutto per la Juve e per il Napoli, che ora ci sarà la Supercoppa italiana e poi la settimana dopo ci sarà di nuovo la Coppa Italia, quindi è tutto vista di preparazione proprio per le coppe europee, quindi potrà andare a finire solo male se non si recupereranno ovviamente i giocatori che stanno fuori. Esatto, proprio su questo interessante argomento, notizia di oggi pomeriggio, è stato recuperato per il Napoli Manolas, sembra recuperato Mertens, Koulibaly ha recuperato, Osimhen, sempre un grande punto interrogativo per il momento, e sembra sul recupero psicologico, non quello fisico, che Gattuso abbia recuperato anche Rachmani. Sì, recuperati tutti, sappiamo che poi c'è stata questa cena che ha offerto l'allenatore, molti hanno voluto dare a questa cena dei significati che io credo che non ci siano, lui ha festeggiato da poco gli anni, li ha portati, ha voluto invitarli a mangiare, a stare insieme, è chiaro che l'occasione sarà stata anche quella di guardarsi un po' negli occhi, di capire a che punto si sta in questo momento. Il problema essenziale, ripeto, quello del Napoli, io credo che risieda in una questione di mancanza di intensità e poi di un gioco che bisognerebbe abbandonare. Io sono un nostalgico, per la mia età è normale, preferisco un gioco più tradizionale, non ho mai stimato il 4-3-3, io preferirei un 4-4-2 e se il Napoli giocasse col 4-4-2, dal mio punto di vista avrebbe gli uomini per farlo, sarebbe il problema di dove mettere Insigne.
La mia posizione su Insigne è molto chiara, è un bravissimo giocatore, è un campione, non si discute, ma i campioni poi devono essere producenti laddove giocano. Certo. E in questo momento io sfido tutti quanti a guardare con attenzione le partite, non c'è una volta che il Napoli non prenda un contropiede, un'azione pericolosa che non abbia perso la palla o Insigne a sinistra o Di Lorenzo a destra. Queste sono le situazioni. Cioè, mi dispiace fare un discorso che rasenta la statistica e che quindi a volte può non essere compreso, ma è così. Cioè, dobbiamo guardare la realtà. Poi è vero, c'ha il calcio di punizione, c'ha il gol che fa di tanto in tanto, sbagliandone una marea. Poi io faccio anche un'altra riflessione badando a quella che è la partita. Avete visto quando Insigne batte i calci d'angolo? Non la mette mai in mezzo, non ci arriva. Ma non credo di essere l'unico che vede questa cosa e che guarda questa cosa. Il calcio d'angolo lui non lo può battere, non è una persona che ha la caratteristica per battere il calcio d'angolo. Io ricordo che a un certo punto, quando abbiamo avuto il bene di avere un attaccante dal fisico poderoso come Cavani, Cavani faceva un taglio sul primo palo, se gli mettevano la palla in quel determinato posto era sempre rete. Neanche questo c'è, perché noi abbiamo un giocatore atletico come Petagna, non colpisce mai di testa, non gli danno mai un pallone per la sua elevazione, eppure la sua caratteristica. Quindi non so io in settimana Gattuso, quando parla di lavoro, che cosa intende. Perché io sono stato abituato nel mio lavoro che il lavoro serve a migliorare la produzione finale. E non mi sembra che da un anno e più che Gattuso è alla guida del Napoli, il Napoli sia migliorato. Anzi, se andiamo a guardare, avevamo preso con Ancelotti un gioco di tiratura verticale. Siamo tornati al gioco orizzontale e laterale che non serve a nulla. Lo conoscono tutti, ci bloccano costantemente. Ovviamente, come dicevi tu, rientrerà un giocatore come Mertens e allora forse si spariglierà qualcosa. Ma non perché il Napoli giocherà meglio, sarà il giocatore che rientrerà a dare un qualcosa che oggi non abbiamo. Assolutamente sì, assenze pesanti comunque nei suoi leader per il Napoli, perché è stato fuori Koulibaly, è stato fuori Mertens, Osimhen, un grande investimento che è venuto meno, quindi anche questo sicuramente è andato a inficiare in questo periodo. Poi vabbè sì, diciamo che qua ormai gli infortuni, oltre agli infortuni, appunto giocando ogni 3 giorni c'è la possibilità che qualcuno si faccia male, ma non l'ha tutta la partita, ha durato tipo 10 minuti, poi si è subito è dovuto uscire. Poi c'è il Covid. Si arriva a rimettere in gioco nella squadra Llorente, che era completamente ai margini del progetto. Verissimo. Significa che la realtà è molto in difficoltà. Poi, come si vede anche in questa sessione di mercato, considerando che manca l'ingrediente fondamentale di un calciomercato fatto bene, cioè i soldi per tutti, quindi c'è la difficoltà anche di sopperire ad eventuali mancanze. Faccio un esempio: la Juventus sta cercando un attaccante di riserva, ma lo sta cercando tra le riserve di quelli che ha scartato in passato. Cioè, quindi la situazione è tragica un po' per tutti. Infatti la cosa positiva, come diceva appunto Rovella, l'attaccante del Genoa, per giocare titolare, lo diceva già 3 anni fa, per giocare titolare qui dovrebbe venire un'epidemia. Ecco. L'epidemia è venuta. Rovella in questo momento, Scamacca, in realtà era Scamacca che l'aveva detto, Scamacca in questo momento è titolare nel Genoa e forse dicono che andrà alla Juventus a fare panchina. Questa è una grande opportunità per i ragazzi giovani, questa è la cosa positiva. Infatti, come si può notare, tutti stanno provando i ragazzini da mettere in campo, perché ormai ce li hanno, è meglio provarli. Però ovviamente ci sono difficoltà. Osimhen poi è un grande punto interrogativo e non si capisce se il ragazzo è veramente forte come è stato venduto o no. Io volevo prendere spunto da quello che dicevi, Davide, per fare un'osservazione. No, l'anno scorso, a un certo punto, quando ci fu il cambio in panchina, parecchi opinionisti, giornalisti parlavano delle vedovelle di Ancelotti, di quelli che... Adesso vorrei capire una cosa, no? E le vedovelle di Milik, che sono gli stessi
questi che parlano, che adesso hanno messo in mezzo il fatto che tu giustamente hai evidenziato come sia stato utilizzato Llorente, che era un giocatore in lista di sbarco. La settimana scorsa Gattuso ha detto che, stante la situazione, Llorente non si può muovere. Sì, sì. Cioè, allora, questo mi sa tanto che a un certo punto le idee non sono chiare, perché tenere Milik fuori, sì, e io fuori, sono d'accordo che la società ha avuto le sue ragioni e non le discuto, però dopo le dichiarazioni devono essere ragionevoli, diciamo, da parte della società, da parte del tecnico ed anche da parte degli opinionisti, perché se all'inizio dell'anno, con Osimhen in campo, le cose andavano bene e Milik non serviva, adesso perché tirarlo in ballo? Milik è un giocatore che deve andare via, bisogna cercare di non perderlo a zero, per non perdere completamente il capitale che la società ha investito a suo tempo, e stanno cercando di farlo, ma l'Oriente è lo stesso, è un giocatore che non, tra l'altro, anche quando entra, anche perché non ha il passo gara, ha l'età che ha, cioè non ha più la possibilità di incidere. Poi sai, io mi chiedo perché abbiamo rinunziato a giocatori come Quagliarella, abbiamo rinunciato a dei giocatori che a Napoli avevano fatto bene e che avrebbero meritato di essere confermati. Molte ragioni di scelte di questa società non sono chiare, perché la società, diciamo la verità, non è chiara, non ha un modo di relazionarsi all'esterno in maniera chiara, ma questo lo fa con i media, lo fa con i procuratori, lo fa con tutti. Io credo che il più grande rimpianto in attacco, soprattutto per il Napoli, sia Duan Zapata. Sì. Cioè, credo che sia stato uno dei crack più grandi che avrebbe potuto avere il Napoli. Non l'avevo, però, lì è stata sbagliata la gestione. Non l'avevo menzionato solo perché quando è andato via non vorrei ricordarlo, perché poi se no toccherò sicuramente il nervo qualche scoperto altra vedovella. Di altre vedovelle, quelle là che dicono che Sarri è stato un grandissimo allenatore. Anche su questo avrei qualcosa da dire, ma lasciamo stare, il tempo è passato. Sarri disse che non gli serviva. Sì, sì, è stata sbagliata Sarri la sua gestione. Non gli serviva Zapata. Allora, il discorso qual è? Che non è che possiamo stare lì pronti a dire hai sbagliato, non è così. Perché, per carità, le scelte, l'ho detto prima, sono sacrosante. L'importante è che si facciano e che si portino avanti. Esattamente, io vi interrompo perché la regia è pronta con il nostro primo super ospite. È un piacere avere con noi l'ex calciatore del Napoli, Ivano Trotta. Buonasera Ivano, grazie mille per aver accettato il nostro invito, seppur a distanza. Grazie a te Ale. Allora Ivano, volevo parlare prima di tutto con te un po' del momento del Napoli, visto che è molto chiacchierato. Napoli che viene da due vittorie, sia in campionato che in Coppa Italia, però ci sono ancora parecchie critiche per quanto riguarda il gioco, due vittorie anche abbastanza sofferte. Secondo te cosa sta succedendo in casa Napoli e di chi possiamo dire, tra virgolette, è la colpa? Ecco. Allora, che dire, nel senso, sicuramente è tutto vero che Napoli sta avendo un cammino un po' altalenante e non sta dando comunque continuità ai risultati. Purtroppo è anche vero che è un campionato un po' anomalo perché comunque si gioca spesso, a poca distanza ci sono tante partite, e anche le altre squadre spesso e volentieri trovano delle difficoltà. Chiaramente quella che fa più male credo sia la sconfitta interna con lo Spezia, che è stata un po', diciamo, inaspettata, soprattutto per come era iniziata la partita, e poi aver perso con loro in 10, diciamo, è stata un po' una nota dolente. Sì. Con l'Empoli la partita è stata più complicata, visto, però poi alla fine il Napoli l'ha portata a casa, quindi credo che anche se il Napoli non stia dando dei risultati, però ripeto, ancora in gioco per fare qualsiasi cosa, quindi non bisogna essere assolutamente disfattisti. Non credo che ci siano delle colpe specifiche che possano ricadere società, allenatore, squadra. È un momento dove ancora oggi magari deve trovare un'identità di squadra ben definita, mancano dei giocatori importanti, spero che siano recuperati al più presto, però credo che il Napoli possa veramente fare un ottimo campionato.
Ecco, accennato anche al periodo Covid, ovviamente l'incertezza di quando si gioca, ovviamente l'effettuare tantissimi tamponi ogni giorno, anche non sapere quali giocatori poi si potranno avere a disposizione, perché da un momento all'altro ci sono ovviamente defezioni e positività, giocare ogni 3 giorni, gli stadi vuoti, ovviamente nel caso anche di Napoli, dove è una piazza molto calda, l'assenza dei tifosi si fa sentire ancora di più. Sono tutti elementi che ovviamente inficiano in un campionato di una grande squadra. Sicuramente, sicuramente perché il Napoli ha una tifoseria che conosciamo tutti benissimo e magari proprio in dei momenti dove la squadra può fare un po' più fatica, può essere stato sempre classificato il tifo del Napoli come l'uomo in più ed è così, è. Quindi ad oggi sicuramente il Napoli è penalizzato. Spesso si va in campo, ripeto, a poca distanza dei giorni e trovare sempre la stessa concentrazione, le stesse motivazioni, non sempre poi risulta facile fare del turnover. Quindi ripeto, sono delle difficoltà che oggettivamente ci sono, ma che hanno tutte le squadre. Quindi il cammino un po', ripeto, non è lineare, fa parte del momento, della situazione, di tutte queste cose che abbiamo citato, perché anche altre squadre, non c'è una squadra che è scappata nel campionato. La Roma gioca bene, poi magari ha preso 4 gol dal Napoli, e l'Inter ha le sue difficoltà, il Milan in Coppa Italia ha superato il Torino ai rigori. Quindi ripeto, ci sono delle difficoltà che vanno affrontate nella maniera più giusta. Secondo me la differenza la può fare è chi riesce ad alternare e a trovare la quadra del cerchio il prima possibile, alternando magari i giocatori, facendo un turnover che alla fine risulti giusto e imbeccato. Ecco, prima hai parlato anche di obiettivi del Napoli, ancora nulla è precluso, anche perché la stagione è molto lunga. Tra pochissimi giorni ci sarà già la sfida di Supercoppa contro la Juve, si prosegue col cammino in Europa League, ovviamente c'è il campionato, si prosegue anche in Coppa Italia, poi c'è ovviamente il piazzamento Champions che il Napoli vuole raggiungere per il prossimo anno. Secondo te, la squadra azzurra cosa deve puntare con priorità in questo momento? Ma per esperienza ti posso dire che si fa fatica a individuare un obiettivo rispetto ad un altro, perché poi, essendo professionisti, ripeto, rose comunque ampie, è giusto che il Napoli ha le qualità per lottare su tutti i fronti. Non è che può accantonare la Coppa Italia rispetto all'Europa League, ai piazzamenti Champions, allo scudetto. Il Napoli deve andare in campo e l'ha dimostrato che quando lo fa, nella maniera giusta, per affrontare tutti gli avversari, per raggiungere la vittoria. Così facendo, secondo me, poi il detto è assolutamente vero, che vince, vincere aiuta a vincere. Di conseguenza, trovando una mentalità vincente che te la puoi portare su tutti i fronti delle varie competizioni, secondo me stimola anche l'ambiente, stimola i giocatori e poi, ripeto, con le sostituzioni che adesso se ne fanno di più e soprattutto i tanti impegni, c'è anche la possibilità a tutti i giocatori di tenersi sempre pronti perché c'è possibilità e spazio per tutti. Quindi, ripeto, ritengo che il Napoli, se recupera Osimhen, Mertens soprattutto, può fare veramente un ottimo, non solo campionato, ma anche Europa League e puntare a tutti gli obiettivi. Assolutamente sì, volevo parlare con te anche di Gattuso e di un aspetto in particolare. Molto spesso il mister in conferenza stampa ha detto che al Napoli è mancato il veleno, soprattutto nelle prestazioni un po' al di sotto delle aspettative. Quindi la domanda ovviamente a te, che sei un ex giocatore ad alti livelli, la domanda è un po' spontanea. Questo veleno deve essere insito negli stessi giocatori, poiché molto spesso poi si dice che al Napoli manca il leader, quindi un po' la leadership, oppure deve essere anche l'allenatore che deve spronare i suoi stessi giocatori? Ma io ritengo importante il ruolo dell'allenatore come identità che può dare alla propria squadra, sia di gioco, sia di carattere, sia comportamentale, sotto tutti i punti di vista. Però non è detto che l'allenatore, diciamo, più carismatico poi riesca comunque a incidere nella squadra, come magari un allenatore all'apparenza più tranquillo, più soft, magari riesce a trovare le chiavi giuste per incidere sui suoi giocatori nella maniera giusta. Quindi per me non c'è una chiave di lettura universale perciò.
L'importante è creare la giusta simbiosi tra la squadra e l'allenatore. Io devo andare in campo che do tutto per i miei compagni e per l'allenatore. Quando questa responsabilità la sento addosso, significa che in settimana che viene fatto un lavoro giusto. Quando io vado in campo, che magari la corsa per compagno mi fa fatica, soprattutto l'allenatore non lo ritengo adatto al momento, adatto alla situazione, allora inconsciamente vado in campo, faccio il professionista, ma inconsciamente vado a perdere qualcosa a livello mentale che poi può risultare determinante, quel famoso scattino in più che può far vincere o perdere la partita. Quindi credo che Gattuso, come allenatore, abbia tutte le carte regole, sia per competenze e sia per carisma. Bisogna vedere, ma credo che sia così, che i ragazzi siano disposti a seguirlo in tutto e per tutto nel suo percorso che fa sia settimanalmente per poi arrivare alle partite nella miglior maniera possibile. Ecco, mi hai risposto anche alla domanda che volevo farti sul fatto se ti piace ovviamente Gattuso come guida tecnica del Napoli, quindi già mi hai risposto, insomma. Sì. Assolutamente, si può essere l'uomo giusto, quindi ancora per proseguire questo progetto soprattutto. Io credo di sì, poi sai, gli allenatori sono legati ai risultati, quindi certo. Di conseguenza può cambiare tutto sia in bene che in male, però ritengo, io parto intanto dalla validità della persona seria, leale, vera, non si nasconde mai dietro a un dito. Ce ne sono poche poi, soprattutto in questo periodo nel calcio. Oh, brava, in conferenza stampa non accampa mai scuse, che possono essere le assenze, che possono essere l'arbitro, si mette sempre prima dei ragazzi, quindi io lo ritengo una persona giusta. Poi chiaramente i risultati diranno se lo è anche per Napoli. Ecco, poi tu che l'hai vissuto, è vero che la piazza di Napoli, sia per i giocatori che per gli allenatori, è stimolante, ma anche, tra virgolette, impegnativa, se così possiamo dire, no? Ma è una piazza impegnativa perché comunque è una piazza importante, quindi poi il calcio, sai, penso che sia lo sport, ma nella vita proprio la cosa più opinabile in assoluto, non tutti la pensano alla stessa maniera, anzi, quindi un giocatore per tanti tifosi è bravo, però l'importante credo che sia opportuno per quello che chiede il tifoso del Napoli e la piazza di dare sempre il massimo per la maglia, perché è una cosa a cui loro sono legati particolarmente, quindi mai sarà ricordato in maniera sbagliata un giocatore che è passato da Napoli, e posso metterci anche il sottoscritto, dando sempre il massimo ogni volta che si va in campo. Quindi di conseguenza il tifoso napoletano è vero che è esigente, ma sa essere anche molto riconoscente, questo non è da tutti. È verissimo, ed è una dimostrazione anche che dopo vari anni tu sei ancora molto legato alla maglia del Napoli, quindi questa è una cosa bellissima. Io amo Napoli, amo. Infatti, ed è ancora dei bellissimi ricordi, proprio un legame poi con Napoli, ne abbiamo parlato ovviamente tante volte. Come no, Napoli, napoletani, io la Napoli la ritengo una piazza importante da calciatore, ma tuttora la ritengo una seconda casa dove io sono sempre accolto a braccia aperte da tutti i napoletani, perché avete un cuore grande, quindi non è che lo scopro io, quindi anzi grazie a Napoli e napoletani. Lo sai, grazie a te, ti ringraziano ancora oggi i tifosi del Napoli, quindi te lo ripeto anche ora. Ecco, proprio sulla tua esperienza al Napoli, quanto è cambiato il Napoli, il tuo Napoli rispetto al Napoli di oggi, nell'ossatura, quindi nella società, magari i pilastri sono gli stessi, però qualcosa sicuramente è cambiato, a partire anche dal nome dello stadio che è diventato Diego Armando Maradona, e soprattutto i tuoi ricordi più belli in azzurro. Ma è stato un anno e mezzo intenso, perché in un anno e mezzo dalla C1 siamo andati in Serie A, quindi abbiamo vissuto un percorso incredibile dove, ripeto, tifoso napoletano, per quanto ama la squadra, una partita di Serie C è una partita di Champions, per lui, perché quando scende in campo il Napoli non si fa distinzione di categoria. Detto ciò, ho tantissimi ricordi belli, sia che i compagni di squadra, delle due promozioni, dello stadio, della tanta gente, di Napoli, di camminare per le vie di Napoli, di festeggiare col pullman aperto le promozioni.
È stato un anno e mezzo di un'intensità incredibile che chiaramente porto nel mio cuore. Quello stesso anno, nel 2006, è nato mio figlio. Cioè, potrei dire che la mia vita era chiusa in quell'anno e mezzo, quasi totalmente. Quindi non posso non essere legato a Napoli. E poi, chiaramente, negli anni è cambiato perché, come tutte le cose, il Napoli ha migliorato, ha scalato categorie importanti, è arrivata in Champions, ha fatto grandissime cose con questa società, quindi è normale che tanto sia cambiato. Però quando vedo una partita del Napoli è sempre come se fossi là anch'io, perché ho un attaccamento troppo forte per quella maglia. Che bello, che bello. Ora però ci devi raccontare un aneddoto che nessuno conosce, non quello con Cannavaro, però perché quello già sappiamo che è vietato, è top Ma dai, secret, quindi quello no. te ne posso inventare altri. Ma io dico sempre, ma Ale, veramente, magari a distanza di tanti anni fa pure fatica a ricordare un episodio specifico, però ti posso raccontare tante cose, perché Napoli da ogni singolo allenamento si creava un'aspettativa e poteva uscire fuori l'aneddoto stesso, no? Quindi ti dico, è stato un anno e mezzo di travolgente. Poi gli aneddoti nei spogliatoi, le risate, i compagni, prese in giro con Carmando, il mister Eia. Cioè, siamo stati bene, veramente avevamo creato un gruppo, diciamo, in quel momento normale per le categorie, ma un gruppo che sapeva che doveva fare qualcosa di importante. E così è stato. Quindi, ripeto, siamo stati, passami il termine, forse un po' esagerato, in quel momento degli eroi, perché avevamo questa missione di togliere il Napoli da delle categorie che non gli competevano e riportarlo quantomeno in Serie A. E poi ci hanno pensato gli altri a continuare il cammino, ma ben felice di aver lasciato, di aver dato, diciamo, un avvio importante a questa nuova società. Ecco, gli avete dato la spinta per il volo, quindi è quella la cosa più importante. È vero, è vero. Allora, Napoli, che abbiamo detto, ancora in lotta su tanti obiettivi, anche se ovviamente il sogno dei tifosi è lo scudetto, quindi lo possiamo dire senza nasconderci dietro un dito. Secondo te, cos'è che manca ancora a Napoli per il salto di qualità definitivo rispetto alle big, diciamo, vabbè, in primis la Juve in questo momento e l'Inter? Ma si è sempre parlato di avere le giuste alternative, no? Nel senso, una squadra competitiva, ma competitiva nella totalità della rosa, no? Competitiva magari nei 13, 14, 15 giocatori. Certo. Credo che il Napoli ci stia arrivando, quindi ha delle alternative importanti, ha un centrocampo importante. Negli anni, giocatori come Koulibaly, giocatori importanti, non li ha mai venduti, proprio per dare continuità a un progetto che, anche se non viene detto spesso o evidenziato, comunque è chiaro che Napoli, sia come piazza, sia come società, ma i giocatori stessi vogliono lo scudetto. E io credo, in cuor mio, che prima o poi questo benedetto scudetto arrivi di nuovo. Quindi spero, chiaramente quest'anno ci sono tante pretendenti, però magari spero che a breve sia l'anno del Napoli, anche perché lo merita. E lo merita la piazza, lo merita la società, lo meritiamo un po' tutti di festeggiare per le piazze. Stiamo aspettando che passi il Covid, se no possiamo anche festeggiare. Esatto, è vero. Poi ovviamente ti aspettiamo a Napoli a festeggiare nel caso, eh? Sei già invitato Chiaramente, automaticamente. prima fila. Ecco, ultima domanda che non posso non farti: è venuto a mancare a novembre Diego Armando Maradona e Napoli ha subito intitolato lo stadio, un progetto che era già nell'aria negli scorsi anni. Un tuo ricordo di Maradona e cosa significhi poi per, penso, qualsiasi giocatore e qualsiasi calciatore che giochi a calcio, appunto. Guarda, chiaramente ho avuto la fortuna che quando giocavo a calcio da piccolo, chiaramente siamo cresciuti col mito di Maradona. Anche quando noi tra bambini giocavamo, e chi sei Maradona, per dirti, quindi avrò un motivo, non è che nominavamo un'altra persona. Detto ciò, è stato un giocatore straordinario, un giocatore irripetibile, un giocatore, quante ne abbiamo detto, un giocatore ineguagliabile. E il fatto che abbia vestito la maglia del Napoli per tanti anni è giustamente motivo d'orgoglio per una città intera. Si è sempre parlato che è stato un riscatto per una città intera che magari
forse Napoli come nessun altro al mondo si identifica proprio nel calcio, proprio come mentalità, come ambizione, ripone un po' nel calcio il riscatto sociale totale della popolazione. Quindi io credo che questa sia un connubio veramente bello, importante e soprattutto romantico, no? Che la domenica tutti c'è la partita, non esiste niente, c'è il nostro Napoli. Quindi di conseguenza Maradona in quegli anni ha identificato proprio il Napoli, una realtà importante che l'ha fatta conoscere nel mondo tramite lui e tramite le sue gesta. Detto ciò, io quando sono arrivato a Napoli la prima cosa che senti: sto giocando dove ha giocato Maradona, ci stiamo spogliando nello spogliatoio dove si è spogliato Maradona, noi eravamo curiosi di sapere qual era il posto di Diego e quant'altro. Poi con il fatto che ogni partita comunque il coro Diego, 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 veramente sembra che lui è presente là con te, sì. Sembra che ti giri vicino, purtroppo non giocava con noi, se no era tutto più facile, però che comunque la sua presenza la sentiva. Si avvertiva. Oggi che purtroppo è diventata una presenza spirituale, credo che a maggior ragione, ricordando quello che ha fatto, questa sua presenza spirituale aiuterà negli anni ancora di più il Napoli a identificarsi anche con l'interno, avendogli intitolato lo stadio, identificarsi come una realtà a parte, dove è una città a parte per tanti motivi, per tante bellezze, per il calcio che ama come non ama nessuno e soprattutto perché c'è stato l'unico dio del calcio, Diego Armando Maradona. Quindi penso che si possa identificare così. Ad oggi è un angelo che segue la sua squadra dal cielo. È un bellissimo ricordo. Un bellissimo ricordo perché è stato veramente un grande. È vero, è vero. Progetti futuri di Vano Trotta invece, dove ti vedremo? Ma vedremo, intanto come hai detto giustamente te, facciamo passare sta pandemia, se sì. Se ne possono fare ben pochi. Per adesso sono qui a Roma e speriamo di ripartire il prima possibile, a piano di prima, anche perché questi ragazzi devono giocare, si devono divertirsi, da troppo tempo chiuso in casa, però purtroppo non dobbiamo dimenticare che c'è l'emergenza sanitaria al primo posto, va rispettata perché noi tutti, io anche, ma tante persone hanno perso persone care, persone stanno lottando, dottori e infermieri, medici, ospedali stanno sotto pressione, quindi noi per primi cittadini bisogna tanto cercare di far passare questa emergenza sanitaria e poi speriamo di tornare alla vita reale, quella della comunicazione, dell'interscambio sociale e di tutta la normalità di cui abbiamo tanto bisogno. Sì, non si molla, non si molla. Grazie mille Ivano, gentilissimo come sempre. Grazie a te Ale, saluto tutti quelli che ti ascoltano. Rubo un po' di spazio per dire, sicuramente non ti piacerà sta cosa, ma Alessia sei una professionista impeccabile. Sei una ragazza per bene, una ragazza dal cuore grande e che ti auguro che farai tanta carriera, perché veramente te lo meriti, sei una persona speciale. Okay. Grazie, grazie, ti voglio bene, grazie davvero, grazie. Vale, buona serata e ci vedremo a Napoli e ti abbraccio forte, 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 a te e tutta la redazione e tutti i tuoi colleghi. Grazie mille a Ivano Trotta per essere stato con noi e grazie mille soprattutto per le sue bellissime parole e per i suoi ricordi. Giovanni ha detto una cosa molto importante sulle tantissime che ha detto, ha dichiarato che una grande squadra, quale ovviamente è il Napoli, non deve precludersi alcun obiettivo, ma deve puntare a tutto. Quindi perché scegliere, come si dice un po' in questa settimana, tra Supercoppa, Coppa Italia, Europa League, quarto posto in campionato? Diciamo che mi ha fatto un'alzata sul discorso che facevo di Sarri prima, no? Che a un certo punto, quando c'era Sarri a Napoli, diceva che dovevamo fare una competizione. È un errore clamoroso, perché ce lo insegnano le grandi squadre. Le grandi squadre sono famelliche, vogliono giocare su tutti i campi, vogliono vincere dappertutto. In Italia ce n'abbiamo una che purtroppo, vabbè, li acchiappa tutto anche in modo non normale, ma lasciamo stare. Non entriamo in polemica. Lui guarda in cielo, sa di cosa sto parlando. Però quello che dice Trotta è giustissimo, cioè se il Napoli è una grande squadra, ha una rosa importante, deve giocare tutte le partite per vincerle. Non è possibile sentir dire a De Zerbi, il Sassuolo, o a qualcun altro degli allenatori, o Juric a Verona, che loro giocano per vincere tutte le partite e il Napoli non le deve giocare per vincere. Cioè, fatemi capire, qual è il discorso?
discorso. Anche Ballardini a Genova adesso è andato, ha cambiato un po' la mentalità, il Genova si è ripreso e lui dice ai suoi giocatori che devono giocare per vincere, bisogna entrare in campo per vincere, poi non si può vincere, si tenta di non perdere, ma il primo motivo della contesa agonistica è la vittoria. È verissimo, intanto ci fermiamo un secondo per un po' di pubblicità, però vi lancio l'hashtag Le Vedovelle di Milik, quindi mi raccomando commentate. A tra pochissimo, un minuto di pubblicità. Azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali ed energie rinnovabili, la famiglia Cancello ha costruito e realizzato a solide fondamenta un'azienda del futuro, partendo dalla produzione agricola e sviluppandosi nel settore immobiliare, anche nei rami delle costruzioni e delle energie rinnovabili, con rispetto e amore per l'ambiente. E ad oggi l'azienda è un modello di impresa all'avanguardia nella zona di Aversa Nord, con marchi importanti tali da accrescere così l'appeal del nostro territorio. Gruppo Marican, via Consortile SNC 81030, zona Asi, Teverola, Aversa Nord, Caserta. Tutta l'informazione di Caserta e provincia solo su casertaprimapagina.it. Un occhio attento sull'attualità, cronaca, spettacoli, politica e sport di terra di lavoro. Dal punto di vista degli addetti ai lavori a quello del cittadino, con interviste, conferenze, editoriali ed approfondimenti per un'informazione corretta e completa. Ci puoi seguire su www.casertaprimapagina.it e sui nostri social Facebook, Instagram e YouTube. Per contatti chiama allo 0823 42 17 17. Ben ritrovati cari amici, eccoci qui dopo una brevissima pausa pubblicitaria. Prima Serie A, stavamo parlando del Napoli, del cammino e del prosieguo della stagione azzurra. Giovanni ha fatto un assist, caro Davide, perché è vero che il Napoli dovrà affrontare domenica la gara contro la Fiorentina, questo lunch match, però settimana prossima è tempo di Supercoppa. Cosa succederà? Sembra almeno, poi non so se l'ASL sia pronta, no, da Fax. Avevo sentito che qualcuno aveva cercato di far rinviare. No, tutto a posto, tutto a posto. Questa volta sono abbastanza convinti. Diciamo le cose giuste, Davide. Beh, il presidente De Laurentiis ha detto... Potremmo giocarla quando c'è il pubblico, perché così si fa in casa. Sarebbe bello così. Esatto. È anche vero che tante volte il presidente De Laurentiis ha detto che il botteghino non gliene fregava. Ma lui è il tipico che tutto il contrario di tutto va bene, insomma. No. Vabbè, martedì ci sarà questa Supercoppa che è una bellissima sfida, perché da una parte ci sta appunto Gattuso che ha vinto la Coppa Italia. Subito quando finì il lockdown, e dall'altra parte c'è un allenatore alla prima esperienza su una prima panchina che scotta dal primo secondo che ci è seduto sopra e che deve dimostrare di essere degno di quel posto e di quello che sta facendo. Ultimamente ho visto dei timidi segnali di miglioramento nel gioco della Juventus, che potrebbe veramente giocare quella partita con il sangue agli occhi, sempre sperando che magari ritornino tutti i giocatori che sono fuori, soprattutto per coronavirus, perché a parte Dybala e credo che tutti gli altri siano fuori soltanto per coronavirus. A parte Dybala e anche il povero Rafinha, il ragazzino che ha segnato appunto il 3-2 contro il Genoa, una bella storia. Si è fatto male subito dopo, però è già una cosa positiva. E martedì c'è questa sfida che potrebbe cambiare le sorti della stagione di tutte e due, perché una vittoria della Juve significherebbe più fiducia nei propri mezzi da parte di Pirlo stesso, e lui si autoconfermerebbe sulla panchina. Lui c'ha il favore dei senatori della Juventus, Chiellini e Buffon sono dalla sua parte per ogni seconda, sempre e comunque, anche Bonucci, i senatori sono lì, hanno giocato con lui e quindi gli fanno scudo. Però se vincesse quella partita avrebbe un trofeo in tacca al primo anno da allenatore e sarebbe già da esultare. Dall'altra parte c'è invece Gattuso che ha bisogno di questo trofeo per dare fiducia alla squadra, perché come ha detto anche settimana scorsa, soprattutto quando lo disse dopo la sconfitta contro lo Spezia, non riusciva a capire perché la squadra a un certo punto staccasse completamente la mente, cioè non si concentrasse più sulla partita e dopo aver subito un gol dimenticasse di giocare come sa giocare.
Quindi sarà una bellissima sfida. Mi dispiace sinceramente anche da parte anche per De Laurentiis che non ci sarà pubblico, perché questa è una di quelle partite che ha bisogno del pubblico, soprattutto al 50%, che è una delle cose più belle quando sai che lo metà stadio da una parte e metà stadio dall'altra. È bellissimo. Che gara sarà, Giovanni, secondo che te? Che gara sarà? Io il pronostico, sai per, che il pronostico no. Io non lo faccio, però dico una cosa. Davide ha detto qualcosa che riguarda la fame di vittoria dei due allenatori, così qua là. Io ritengo che, ho detto prima, che si scende in campo per vincere e la Juventus ne è l'emblema. Certo. Ma mi aspetterei che Napoli ne ha vinte due, dico bene, due, sì. Abbiamo fatto tre finali. Una c'è stata scippata, lasciamo perdere, una, due l'abbiamo vinte. La Juventus credo che ne abbia vinte 8. Mi aspetterei che la Juventus vincesse un po' più in campo internazionale con la rosa che ha e lasciasse un poco perdere queste cose, perché poi se la Juventus deve salvare la stagione battendo il Napoli in Supercoppa, ritengo che sia veramente marginale. Visto che il Milan credo che si stia attrezzando con degli innesti per vincere veramente il campionato di quest'anno, lo scudetto di quest'anno. Come infatti prima ha detto appunto il direttore, la Juventus, la terza Juventus di Conte, per seguire un record diciamo abbastanza inutile dei 102 punti in campionato, perse una Europa League che era a portata, cioè nel senso dovevamo soltanto fare un ritorno contro il Benfica, vincere 1-0 e prepararci per una finale in casa, cioè a Torino, quindi sarebbe stato proprio il coronamento perfetto e una coppa internazionale dopo 20 anni dalla precedente. E invece per seguire altri obiettivi che erano veramente diciamo abbastanza inutili, qui ritorna poi il discorso di Allegri, di Cottomuso. Sei un tifoso juventino atipico, perché hai detto che è giusto. Molto giusto, cioè io diciamo un trofeo in più fa sempre piacere, un trofeo internazionale in più da ottimo, soprattutto perché poi da quello puoi costruire una squadra per il futuro. Vogliamo dimenticare gli investimenti che la Juventus ha fatto per vincere questa Champions League, cioè Champions quello League. Che gli è costato Ronaldo. La Juventus ha un rosso di bilancio che supera i 300 milioni di euro, perché se andiamo a vedere è l'operazione Ronaldo, tutta l'operazione Ronaldo. Cioè, ma insomma, andiamo a guardare le cose con chiarezza, diciamo. Ma senza Ronaldo la Juventus non avrebbe vinto lo stesso il campionato, avrebbe vinto lo stesso, e allora quell'investimento è stato sbagliato, nonostante segna, nonostante faccia, non serve, è un giocatore anche in quel caso lì, come per Insigne per il Napoli, io Ronaldo a Torino non l'avrei mai preso. Io col senno di poi, non lo so, questo sono un po' titubante, no? Lo so, lo però so. Giocandoci contro era forse il personaggio odiabile per eccellenza. Io mi ricordo un Real Madrid Juve Real Madrid in casa che pareggiammo, vincemmo noi 2-1, che poi ci portò anche alla finale contro il Barcellona, dove Ronaldo fu marcato da Sturaro, credo che forse nella partita più bella della sua esistenza. E Ronaldo era proprio il personaggio odiabile per eccellenza, che lui ci mette sempre per se stesso. Chiellini se lo portò a un certo punto, gli fece proprio un'intrataccia. Che ma anche un po' un'operazione di marketing fondamentalmente, oltre che la forza della squadra è quella che conta. Dai. Sì, gli uomini sono importanti, ma io lo ripeto, l'ho detto anche qualche settimana fa. Io nella mia vita, avendo visto molte partite, mi ricordo un solo uomo che spostava la partita a favore della squadra per la quale giocava, e purtroppo non c'è più. E su questo la regia è pronta, quindi direi di andare subito al nostro super secondo ospite, il bravissimo scrittore Rosario Esposito La Rossa. Buonasera, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Buonasera Rosario, come va? Come si sta tra i libri, oggetti immobili e silenziosi ma sempre affascinanti con la mascherina, il gel e la sanificazione? Come vivi questo momento? È un momento molto bello per la nostra editrice, quindi siamo stracontenti. Si vive molto bene tra i libri, soprattutto le varie dimensioni, quindi da libreria, casa editrice, biblioteca, siamo veramente molto contenti. Senti, prima di parlare della casa editrice e del tuo impegno, vorrei un attimo entrare nel mondo del calcio. Leggiamo sui giornali di scadenze di contratti milionari e di giocatori che chiedono sempre di più, che non si accontentano dei contratti già molto importanti che hanno. Senza fare retorica, populismo, che cosa ne pensi?
ne so poco, insomma, sono tifoso del Napoli, ma ne so poco di contratti milionari di, insomma, dei calciatori, quindi insomma preferirei non esprimermi su questo punto, perché veramente ne so poco e potrei dire sciocchezze. Va bene. Senti, dal mondo dello spettacolo con il cinema, alla presidenza di una società di calcio, sto parlando di De Laurentiis, che passo è stato secondo te a quel tempo per il presidente lasciare l'attività cinematografica, perché in effetti gestisce quasi poco in questo momento, e dedicarsi al Napoli? Tu la lasceresti la tua casa editrice? No, non farei questo passo, insomma, preferirei occuparmi, insomma, di quello che mi sto occupando piuttosto che di una squadra. Quindi non lo faresti, non abdicheresti, diciamo. Senti, cosa ne pensi della scelta dello scorso anno di allontanare Ancelotti per ingaggiare Gattuso, alla luce anche del momento che sta vivendo il Napoli? No, piuttosto che Gattuso avrei continuato, insomma. Tant'è che Ancelotti, insomma, all'Everton sta facendo altre tipologie di risultati rispetto a quelli portati avanti a Napoli, quindi sta facendo bene. Più favorevole a Ancelotti. Andiamo avanti. Cosa manca secondo te, secondo dal tuo punto di vista, al Napoli per puntare decisamente al vertice? Una società più forte, più organizzata, o uno staff tecnico, intendo anche la rosa, a disposizione dell'allenatore all'altezza del compito? No, sì, è una società, secondo me il Napoli non è una società organizzata come le altre società, abbiamo due calciatori, insomma, soprattutto con le Lazzarri molto in gamba, ma la società secondo me non è stata all'altezza di quei calciatori, non vedo un gap tecnico molto forte, un gap societario. Quindi tu pensi che sia quello il problema? Senti, Rosario, parliamo del tuo campo, dei libri. Hai chiamato il tuo negozio La Scugnizzeria. È accaduto prima che De Laurentiis ne parlasse per il settore giovanile del Napoli, che poi non ha realizzato? Tecnicamente non lo so. Non so, insomma, prima De Laurentiis, insomma, utilizzare il termine scugnizzeria o noi. Non ho più pallida idea, certo che ci rivolgiamo a due scudetti diversi, noi quelli un po' più relativi al sociale, loro un po' quelli più sportivi, ecco. Sì, sicuramente, sì, perché lui voleva fare questa voleva dare... Che non ha fatto, insomma. Che poi non ha fatto, sì. Sì, sei stato un po' più lungimirante. No, lui voleva prendere, aveva preso ad esempio quella che era la cantera del Barcellona, la voleva un po' imitare, ma non, poi alla fine non c'è riuscito, almeno sino ad oggi. Senti, allora andiamo invece proprio nello specifico della tua attività. Sei molto giovane per essere un editore, magari nella fantasia di tutti noi, dei più, si pensa ad una figura di editore tipo quella interpretata da Sean Connery nella Casa Russia, no? Un uomo di mezza età, insomma. Qual è stata la difficoltà più ardua che hai dovuto superare per abbracciare questa professione che so che per te è oltretutto anche una grande passione? Francamente, cioè, la difficoltà sicuramente è stata quella di imparare, ho iniziato giovanissimo a 19 anni e quindi anche avere un po' di credibilità, che oggi però ci conquistiamo sul campo, quindi questa è stata la difficoltà più grande per capire che volevamo fare sul serio. Solo questo? Sì, poi penso, insomma, che nel corso degli anni il nostro è stata una bella crescita, pubblicare premi Nobel per la letteratura e fino ad arrivare a Stephen King. Ho capito. Senti, la tua casa editrice ha un catalogo con nomi importanti, anche perché ha alle spalle una storia che nasce nel 59, ma nel 2010 avete deciso di trasformarla in una casa editrice che voi avete un po' etichettato come indipendente, che si occupa di narrativa civile, letteratura stupefacente, editoria terrona. Quali erano gli obiettivi e quali poi sono diventati oggi nel corso della vostra attività? Gli obiettivi inizialmente erano quelli di produrre libri in loco, quindi nel nostro quartiere, poi col tempo
allargati e quindi abbiamo modificato i nostri obiettivi e per noi oggi Scampia è soltanto la sede legale della nostra società, vogliamo essere una casa editrice di respiro europeo. Sì, senti, di respiro europeo parli di autori o di anche di mercato? Di autori ormai internazionali abbiamo pubblicato libri provenienti da tutto il mondo ormai, da 16 nazioni, 4 continenti. Di mercato sì, perché comunque puntiamo a quello. Arriviamo a questa domanda che diciamo era quella poi al centro dell'intervento. Quel signore di 73 anni che si chiama Stephen King, ormai sappiamo tutti, lo ha annunciato anche TG1, che lo pubblicherai e uscirà il 4 maggio questo Guns contro le armi, per la tua casa editrice. Che operazione pensi di aver portato a termine con questo progetto, nato soprattutto per la volontà di allargare, come dicevi, i propri confini e dimostrando che poi si può fare tutto quando lo si desidera davvero? Un po' c'è nella tua domanda, c'è anche un po' la risposta, cioè noi volevamo dimostrare di essere capaci di portare in città, periferia, un autore da 500 milioni di copie vendute, tra i tre autori più venduti al mondo, e sembrava qualcosa di impossibile, ma invece ci siamo riusciti, proprio voglio dimostrare che con l'impegno, con la lungimiranza, con la voglia di crescere, insomma, si possono ottenere risultati anche in campo editoriale, non solo per quello che si tratta, insomma, lo sport, ma anche nella letteratura. Senti, ma ho letto che lo dovreste presentare al Salone di Torino, è confermato? Il Salone non è ancora confermato, però insomma il nostro obiettivo è quello di pubblicarlo a maggio. Se il Salone si farà, proveremo a presentarlo al Salone, altrimenti insomma lo faremo in un'altra location. Che cosa pensi del fatto che quest'anno non si è potuto tenere il Salone a Napoli del libro, quello a Castel Sant'Elmo, a San Martino? In realtà non si sono tenere tutti tante cose i saloni e quindi è stato molto brutto, insomma a me è dispiaciuto soprattutto il Salone Libro di Napoli che è in uscita. Fatto questo ragionamento di Stephen King ti faccio l'ultima domanda: quale sarà il prossimo obiettivo o quantomeno il prossimo progetto di importante che hai in cantiere? Stiamo provando ad acquistare un altro autore di livello internazionale, insomma lavoreremo su questo fronte. Non sapete ancora chi sarà, insomma state lavorando a questo discorso. Va bene, io ti ringrazio, grazie dell'intervento. Ci sentiamo e speriamo che quando le cose saranno un poco più tranquille di averti in studio con noi in modo da poter parlare con più tranquillità. Grazie Rosario, buona serata. A presto, a presto. Ringraziamo ancora Rosario Esposito La Rossa per questa bellissima intervista e per le sue testimonianze. Noi come al solito, neanche a dirlo, a sottolinearlo, siamo strettissimi con i tempi e abbiamo già sforato, quindi passiamo velocemente al prossimo turno. C'è in questi minuti, si sta ancora giocando Lazio-Roma, mentre invece domenica, perché domani è ancora sabato, ahimè, Crotone-Benevento, poi c'è Inter-Juve domenica sera, lunedì Cagliari-Milan, ovviamente poi il Napoli incontrerà domenica alla mezza la Fiorentina. Sì, un orario bestiale, non ci ha portato sempre bene, perché è un orario nel quale probabilmente i giocatori hanno difficoltà proprio perché poi ognuno di noi ha i suoi bioritmi e quindi probabilmente molti giocatori non gradiscono quel tipo di orario di gioco. Bisogna giocare, speriamo che non lo gradisca di più la Fiorentina, che è una squadra da prendere con le molle, perché la cura di Prandelli comincia a fare qualche effetto. Si deve fare punti poi. Ma già abbiamo visto che nelle ultime partite ha decisamente migliorato il suo rendimento. Quindi come sempre quello che conterà sarà la voglia della squadra
squadra azzurra, l'intensità che ci metteranno i giocatori e dico soprattutto la difesa che continua a essere sottovalutata, perché il Napoli ha la stessa difesa che ha il Verona, che ha una partita in meno come noi, e che ha la Juventus, se non sbaglio, 16 reti subite. Di queste 16 reti vi invito a riguardarle, ce ne sono almeno 3 o 4 che gridano vendetta, quindi vuol dire che la forza del Napoli quest'anno, mancando Osimhen da quando manca, e Mertens, è la difesa. Speriamo che la difesa tenga, che possa rientrare Manolas, che Koulibaly sia recuperato al 100%, in maniera da poter poi fornire al centrocampo e all'attacco quei palloni per cercare di portare a casa il risultato. Crotone e Benevento invece? Crotone e Benevento è una partita chiave per il Benevento, perché se il Benevento batte il Crotone in realtà fa un'impresa, perché diciamo che per due terzi mette in tasca la salvezza dal mio punto di vista, perché significa girare con molti punti, significa avere poi delle sfide in casa nel girone di ritorno molto abbordabili, al di là del fatto che il Benevento ha dimostrato di essere una squadra che se la può giocare anche con le squadre più forti. Assolutamente sì, invece ovviamente Inter-Juve per il nostro caro Davide. Sarà la sfida, bello, Pirlo contro il suo ex allenatore, di nuovo a San Siro dopo il 3-1 contro il Milan, che ha dato molto morale alla Juve e ha fatto capire che anche Chiesa è un bel giocatore quando è in giornata. E sarà veramente bellissimo, soprattutto perché l'Inter deve cercare di far vedere che lui, che possa lottare per lo scudetto, visto che ha solo lo scudetto, diciamo, la Coppa Italia. La Juventus, dopo aver battuto il Milan, deve far vedere di essere ancora in corsa o ritornata in corsa per lo scudetto, sempre considerando che sia la Juve che il Napoli hanno una partita in meno e che quindi forse il Milan non troppo lontano, non è ancora troppo lontano, quindi per la Juve c'è l'obbligo della vittoria, per l'Inter c'è l'obbligo della vittoria, speriamo di assistere. È una bella X, tutti contenti. No, speriamo di no. Ma la X vorrebbe andare bene se poi noi vinciamo la nostra partita. No, vabbè, quello lo abbiamo per scontato. Io vorrei dire una cosa, non mettiamo da parte la Roma, che è vero, diciamo, è vero. La Roma ha un grandissimo allenatore. Un allenatore, i portoghesi sono persone molto intelligenti, molto furbe e scaltre. Forse fa eccezione un po' il nostro Mario Rui, che invece nei contrasti è sempre quello che ha la peggio, ma generalmente i portoghesi sono giocatori, allenatori di grande qualità. E basta pensare a Mourinho, ma insomma, non è il solo caso. Ma può darsi pure che Mario Rui diventerà un bravissimo allenatore. Ma guarda, faccio un discorso. Tu pensa a quello che l'allenatore del Wolverhampton, Spirito Santo, no? Anche lui viene da quella scuola, insomma, lo stesso Villas Boas, anche se ha avuto qualche momento non fortunato, è una scuola di calcio, quella lusitana, che ha dei fondamenti di profonda intelligenza calcistica e che vanno presi sempre con attenzione. Fonseca credo che sia uno dei migliori interpreti di quella scuola. E c'è dei giocatori veramente esagerati come Mkhitaryan, che a Roma sta vivendo veramente una nuova giovinezza. E Dzeko, che sono 6 anni che ormai è diventato parte di Roma e deve far vedere, un discorso come Dybala alla Juve, che ogni anno mi fanno vedere sempre un attacco di cuore, perché ormai uno ci è affezionato. Noi siamo in chiusura, quindi vi ringrazio in primis Giovanni Gaudiano, grazie mille. Grazie a te, grazie a tutti. Davide Paolino, grazie per essere stato con noi anche per questa puntata, ma soprattutto un ringraziamento a voi telespettatori che ci avete seguito anche questa sera. Appuntamento come sempre alla prossima settimana, venerdì ore 21:30 con Prima Serie A. Buona serata.